Carissimi amici, ciao a tutti. Volevo condividere con voi questa mia esperienza della settimana trascorsa. In sostanza, quello che ho provato sistematicamente tutti i giorni è il rasoio Open Comb ogni mattina. Addirittura ho provato il Miule R101, fantastico rasoio che di Miule che monta la testa open comb di R41, del Miule R41, fantastico rasoio col manico nero, è eccezionale, una testa incredibile. Una testa incredibile, dal pettine aperto, molto, molto efficace. L'ho voluta provare per una settimana intera. L'ho voluta provare per una settimana intera perché ero un po' scettico sull'utilizzo dell'open comb quotidianamente. Invece devo dire che mi devo ricredere. L'ho utilizzato sempre con una stessa configurazione che vi ho mostrato, vi mostro in questo momento, cioè sempre utilizzando, gli stessi ingredienti della ricetta. Li chiamo ingredienti della ricetta perché alla fine la rasatura diventa una ricetta, perché comunque scegliere gli ingredienti giusti per riuscire nella rasatura quotidiana non è facile. Spesso si incorre in un ingrediente sbagliato che ci rovina la rasatura, perché poi la rasatura diviene una irritazione. Dunque, io posso dire che di Open Combo ho scelto uno dei più efficaci. Oramai la parola aggressiva non la uso più perché spaventa e non è veritiera, perché comunque il rasoio sì, può essere aggressivo, però io ritengo a questo punto che un rasoio aggressivo possa essere un rasoio che non è efficace, allora aggredisce la pelle, creando irritazione. Questo è un rasoio molto efficace. Chiaramente bisogna utilizzarlo dopo che la mano si è abituata, perché non si può premere sulla pelle con un open comb di questo livello. Il Miule R101 ha la testa Miule, che è una delle più aggressive, efficaci, scusate, tra le più efficaci al mondo. Io non mi sono mai tagliato in questa settimana, forse soltanto uno o due punti in 2 giorni diversi, però tagliato mai, assolutamente. Ho fatto la barba sotto la doccia e è un'altra storia. Chiaramente la barba sotto la doccia è qualcosa di completamente diverso dalla barba davanti allo specchio, completamente diverso. Offre un grado di idratazione della pelle incredibile, fantastico, insostituibile e se non lo provate non potete comprendere. Chiaramente io faccio la barba sotto la doccia dopo tanti anni, posso farla senza specchio, però voi non lo fate, cioè nel senso, se proprio volete provare, dotatevi di uno specchio, perché la sensibilità della mano senza l'occhio varia sensibilmente. Cioè, diverso scusate, è diverso utilizzare il solo tatto o utilizzare il tatto e la vista. Perché
Solitamente la vista sostituisce il tatto, quindi non fate la barba sotto la doccia se non siete abituati. Io la faccio da 15 anni, quindi senza specchio, quindi sono molto abituato, praticamente non ho l'uso dell'occhio, però voi non lo fate. Non siate presi dallo spirito di emulazione. Utilizzate assolutamente uno specchio, però vedrete delle notevoli differenze. Io ho potuto utilizzare il Miele R101 per una settimana intera testandolo e verificando tutte le sue caratteristiche positive e negative. È incredibile. È incredibile come porta via la barba. Addirittura al quinto giorno la barba mi era cresciuta talmente in modo fitto che avevo problemi a tagliarla. Però sono arrivato a sabato e non ho la barba solita lunga, quindi radeva veramente a fondo. Facevo anche contropelo, quindi non soltanto pelo e pelo obliquo. Avevo un viso liscio, ottenevo un viso liscio tutti i giorni, quotidianamente. Chiaramente ho utilizzato una Taylor. Potete utilizzare una Taylor qualsiasi se volete provare, però non utilizzate altro. Io non faccio nomi, però perché non mi piace pubblicizzare negativamente delle aziende che non possono consentire questo tipo di test. Però dovete avere una crema veramente protettiva, perché Taylor vi offre un film protettivo sulla pelle, altre creme non ve la offrono, scivolano via con il vapore acqueo della doccia o comunque non vi proteggono molto bene. Io non voglio fare nomi perché mi spiace veramente per alcune creme, alcuni saponi, però vabbè, io in questo test ho utilizzato questa. Se volete provare, quotidianamente funziona con un open comb del livello di Miele, quindi la testa Miele, perché comunque la testa Miele fa una testa open comb unica e la trovate su tutti i suoi modelli, quindi che si chiami R101, R41, eccetera eccetera, la testa è sempre la stessa, quindi l'open comb di Miele è uno dei più efficaci al mondo. Poi ho utilizzato Simpson, il pennello è The Colonel. Questo è il modello X2L, quello più grande, che ha il ciuffo più voluminoso. È fantastico e nello stesso tempo molto preciso, perché comunque non ha un'azione, non si schiaccia contro il volto, quindi non fa flop. E vi sembra di passare uno straccio o comunque un batuffolo di cotone, quindi poco efficace sulla pelle. Vi fa proprio un massaggio, è fantastico. Uno dei pennelli migliori scoperti da me. È veramente eccezionale. The Colonel. La metta ho utilizzato la 7 o'clock Sharp Edge per tutta la settimana, una settimana intera con queste lamette, fantastiche, efficaci, non hanno mostrato mai
azioni di impuntamento o comunque di incertezza radevano, praticamente passavano sul pelo e lo portavano via. Della mette di media efficacia, medio-alta efficacia. La Gillette 7 O'Clock, Gillette produce ancora delle lamette fantastiche. E devo dire che sono veramente ottime. Tutto il gruppo 7 O'Clock, magari quelle verdi un po' meno, però quelle gialle e quelle blu sono eccezionali. Quelle nere io non le ho provate perché sono, credo che siano di fabbricazione indiana, se non ricordo male, però vado a memoria. Non, può darsi che siano ottime anch'esse, io non le ho provate, però le blu sono fantastiche. Le gialle sono efficaci, quelle verdi non le ho ancora provate, comunque devono essere eccezionali anche quelle. 7 O'Clock, con 7 O'Clock non sbagliate assolutamente. Questa è la configurazione di questa settimana. Posso dire che l'Open Combo può essere, l'ho utilizzato, può essere utilizzato per tutta la settimana. E ci vuole mano, quello sì, ci vuole un po' di esperienza, però è possibile fare questo test e devo dire che rispetto a un pettine chiuso, offre notevoli benefici. Non lo posso paragonare a uno slant bar perché non l'ho ancora provato, devo rapportarlo. Però, se voglio magari essere un po' più sicuro e meno attento, potrei provare una settimana con lo slant bar e poi vi faccio sapere, perché comunque chiaramente con un open combo di questo livello bisogna stare particolarmente attenti. Cari amici, volevo condividere con voi questa settimana di test con Miele R101 effettuata e con questo io vi saluto, vi auguro una buona giornata e arrivederci alla prossima. Un saluto da Mauro e dal canale della Rasatura del Neofita. Ciao amici e a presto.